Resisting the Trouble è una mostra che fa parte del programma di Viso della nona edizione. Doveva inaugurare a novembre 2020, ma è stata posticipata di 6 mesi per la pandemia. È una produzione dello Schermo dell'Arte insieme a NAM Notte Museum e siamo qui in Manifattura Tabacchi, in questo meraviglioso spazio industriale dove abbiamo potuto lavorare in spazi che fino ad ora a Firenze non avevamo mai avuto a disposizione, lavorando sempre in contesti comunque rinascimentali. La mostra presenta 12 opere dei 12 artisti partecipanti al programma Visio, che è un programma di ricerca e residenza che lo Schermo dell'Arte organizza da 9 anni. Quest'anno l'idea era quella proprio di dedicare appunto questa edizione a una riflessione sullo stato di crisi globale che in questo momento appunto è così forte, così presente. La decisione di fare questo progetto in dialogo con Manifattura Tabacchi in realtà veniva prima dell'inizio della pandemia ed è stato durante la pandemia poi che questo progetto poi ha preso la forma che vedete oggi, cioè una mostra che non solo problematizza le dinamiche più importanti di una crisi globale, che quindi si declina sotto forme di difficoltà di rapporto con l'ambiente o una crisi su un piano sociale, su un piano politico e anche su un piano economico, ma cerca in qualche modo, soprattutto nella sua seconda parte, di suggerire eventualmente dei punti di ripartenza e dei punti di apertura. Dato quello che abbiamo vissuto, il fatto che questa mostra apre a 1 anno e mezzo dopo l'inizio della pandemia e dopo che quindi tutti noi abbiamo compreso e comunque in qualche modo ci siamo confrontati con un senso di fragilità biologica del nostro corpo, ma anche soprattutto con un senso di paura per tutto ciò che è altro da noi, e questo altro da noi può rappresentare appunto, come dicevamo, una situazione di confronto con la natura, con l'ambiente, ma anche ovviamente con chi ha un modo di vivere diverso dal nostro, e quindi questo senso di confronto e di paura della diversità e perdita anche del senso di comunità è un punto di partenza molto importante. Io ho voluto aprire la mostra con un'opera di un'artista italiana, Valentina Furian, che in modo molto simbolico e anche onirico visualizza questo stato di crisi, quindi con quella che poi è l'opera anche del manifesto della mostra, questa immagine di questa casa che brucia con un cane che abbaia e che quindi segnala una situazione di allarme. Questa casa che in qualche modo rappresenta anche il rapporto che noi oggi sentiamo ancora più forte con la dimensione domestica, quindi da una parte una casa che protegge, ma in questo caso invece una casa che diventa prigione, diventa anche un luogo che perde la sua funzione di protezione, di rifugio. La mostra si chiude con un'opera molto simbolica, molto fragile anche, di un'artista ucraina che si chiama Olena Nokrita e che in qualche modo individua nella dimensione digitale del rapporto umano fra le persone questo rischio. Quindi è una proiezione che quando si entra non si vede, perché è proiettata verso l'apertura, verso l'uscita della mostra, e solo nel momento in cui si intercetta il fascio luminoso della proiezione si riesce a scorgere la mano dell'artista che in qualche modo offre una carezza al visitatore. Questo è un po' anche un invito a scoprire qualcosa che non necessariamente si ha immediatamente di fronte agli occhi e che è immediato, ma che si cerca invece, a cui si deve dedicare un certo tipo di attenzione, quindi in qualche modo anche un invito a non dare più per scontato quello che fino ad adesso abbiamo sempre dato per scontato, ma cercare di andare oltre la superficie, oltre quello che è immediato, a cercare di scorgere l'essenza delle cose.